Innovazione, semplificazione, riorganizzazione ed efficienza della pubblica amministrazione. Nella sala conferenze del Broletto di Pavia si è svolto il convegno dal titolo Le amministrazioni pubbliche in tempo di crisi tra ripiegamento e opportunità di miglioramento. Tutto questo nell'ambito del progetto Migliora Pavia. Oggi abbiamo discusso di importanti innovazioni in ambito della pubblica amministrazione, della necessità per la pubblica amministrazione di guardarsi al proprio interno e di cambiare ed essere più al passo con i tempi. Questa necessità è maggiormente sentita proprio in questo momento, che è un momento di crisi generale in cui magari il cittadino si pone la domanda: ma i miei soldi dove finiscono e come vengono spesi? Ecco che quindi tutte le pubbliche amministrazioni devono al loro interno rivedere i propri processi, rivedere anche le modalità di progressione, le modalità in cui si approcciano alla cittadinanza e a coloro che chiedono, e giustamente perché pagano, dei servizi. Abbiamo avuto degli interessanti spunti dalla relazione di Carlo Mocchi Sisbondi, che è presidente di Forum PA, ma anche da tutti gli altri relatori importanti che hanno partecipato. Ora la sfida è lanciata, il progetto Migliora Pavia ha avuto dei risultati che rimarranno nel tempo e dovranno essere sviluppati. Tanti gli strumenti e le progettualità al centro dell'attenzione del convegno da parte dei relatori, con un unico obiettivo: rendere le amministrazioni pubbliche sempre più aperte, snelle e accessibili. Io credo che la sfida in questo momento per le pubbliche amministrazioni può essere riassunta in due parole. Da una parte, la prima parola è scongelamento. Bisogna scongelare tutte le condizioni di blocco, dal blocco del turnover, aprire ai giovani, a scongelare la troppa normativa che a volte impedisce il funzionamento e diventa contraria agli stessi fini per cui è stata costruita. Bisogna sbloccare un ripensamento della geografia degli enti e farli diventare di meno, più semplici, con un'organizzazione che sia più snella e anche più moderna. L'altra parola è apertura. Aprire vuol dire aprire alla rete, vuol dire governare insieme con i cittadini, vuol dire governare insieme con le imprese, insieme con gli stakeholders, perché open government, quindi i tre principi di partecipazione, collaborazione e trasparenza, sono l'unico modo di fare un'amministrazione moderna e un'amministrazione per cui i cittadini considerino che valga la pena di impiegare i loro soldi perché produce valore. Un'amministrazione che si chiuda nei propri palazzi non solo non produce valore, ma tra un po' non riuscirà più neanche a sopravvivere perché i cittadini non potranno più pagarla.